Ciao, sono Marco Parella, sono le 9 meno un quarto di un giovedì lavorativo e non ho idea di cosa sto per fare, ma stiamo per entrare in un negozio da spose. Eccoci qua. Papi, l'atelier della moda, col terrore. Piacere, Marco. Piacere, Patrizia, molto lieta. Prego, si accomodi. Eccoci qua. Permesso. Prego. Che bello questo negozio. Allora, l'idea è che io dovrei imparare un mestiere in un giorno. Ok. Viste le mie limitate possibilità, farò quello che posso. Lei è assolutamente il mio capo oggi. Io faccio quello che mi dice. Non garantisco nulla, ma okay, ci provo. Cominciamo con il caffè. Allora, io qua vedo degli spilli e mi preoccupo già. Lei sta cucendo. Cosa devo fare? Da dove iniziamo oggi? Allora, oggi le facciamo disegnare un corsetto. Perfetto. Un corsetto. Benissimo. Spero che nessuno poi voglia sposarsi con quello che disegnerò io. Queste sono basi per diverse cose. Io appunto mi tratto di illustrazione, quindi le basi per esempio in movimento, le basi già vestite, sono quelle che, di cui mi occupo io, che non sono particolarmente tecniche ma servono da far vedere alla cliente. Ok. Da buon maschio che di queste cose capisce veramente poco... Corsetto, quindi dal collo alla vita, dal seno alla vita. Sì, circa sì. Ok, esatto. Benissimo. Esatto. E, il materiale adesso è semplice, adesso bisogna iniziare con uno schizzo, con un'idea, quindi matita, gomma. Ok. E ti tocca. Grazie. Ho sempre veramente risicato il 6 in disegno, arte. Ma va bene così. Guardate solo come è cambiato dallo schifo che ho fatto io. Ha fatto due righe, due linee e già sembra una cosa fatta molto meglio. Tu hai 19 anni. Sì. Hai una vita tra i vestiti da sposa. Sì. Una vita giovanissima. Sì. Lavori già, vivi a Londra, disegni vestiti per la mamma che ha il negozio qui a Pinerolo e poi li vendi in tutto il mondo. Sì, esatto. Una roba pazzesca. Io sono sempre stata qua, mamma mi ha sempre portato a lavoro con lei, ma in modo molto semplice, perché avendo un negozio nostro era possibile avere un bambino che girava, fondamentalmente, essendo un ambiente molto familiare. Il mio obiettivo è riuscire ad avere qualcosa di mio, quindi a me piacerebbe mischiare sia l'illustrazione che il design, perché comunque sono... due grandi passioni vanno bene insieme, come hai visto. La mia concezione è quella di poter fare qualcosa che mi piace, e quello che mi piace è questo. Poi quello che sarà, sarà. Le prime cose che si prendono sono vita, circonferenza seno, circonferenza fianchi e altezza. Ok, cioè, il punto da cui partire... Puoi fare come vuoi, come vuoi tu. Va bene, ecco. Hai fatto bene a farmelo fare su un manichino, perché sarebbe stato un po' più... imbarazzante. Mi scusi signora, ma così... Che cos'è questa striscetta? Allora, questa è una base già pronta di un corsetto. Quindi sono i pezzi che compongono un corsetto? Sono i pezzi che compongono un corsetto. Centro davanti. Fianco. Fianco dietro. E quello centro dietro. Ok. Esatto. Perché tua mamma mi tranquillizza perché e tu, lo fa da tu no? Ah, ok. Io da 20 secondi. È ancora richiesta come professione, c'è ancora qualcuno che vuole proprio imparare questo mestiere? Sì, non se ne trova. Non è così una cosa artigianale in via d'estinzione? È in via di estinzione perché le ragazze fanno un po' fatica a vedere nella sartoria una prospettiva di futuro. In realtà è ancora un settore dove il lavoro ce n'è. Una volta che si è finito di fare il cartamodello, avendo tutte le misure giuste, si può passare, si mette il cartamodello sulla stoffa, si taglia la stoffa e lì si inizia proprio a cucire sul serio. Okay. Si aprono in questo modo senza spezzare il filo, lo apri tutto intorno, controllando che non ci siano parti molli che rimangono lungo i fianchi. Sì. E una volta che è fatto... forbici e a metà. Prima è fatto comunque, ufficialmente. Sì. Questo è fatto. Mostriamolo. Come i cuochi. È un trofeo, questo è il primo fatto. Come si chiama questo? E quello lì è un pezzo del cartamodello. Quindi adesso il prossimo passo sarebbe avere proprio... Imbastire il vestito. Esatto. Il piccolo sì, se vieni tu almeno evito di montarlo al contrario.
non me ne accorgerei minimamente. Ma lei sì che quella lei da sì, usare. Infatti, adesso inizia a cucire quello. Ah, inizio a cucire questo. Sì. Facciamo un pezzo alla volta. Meraviglioso. Se vuole morire. Avete 10 di tali, per favore? No, questo. Insisto. Insisto. Sì, insisto perché. Cioè, proprio le basi, qua dobbiamo arrivare alle basi. Vale. Mamma mia. Allora. Si è pentita veramente, secondo me. Sì, allora, dai racconti popolari si lecca il filo. Sì. No? Sì. Se serve. Io così a occhio mi serve sicuramente. E qua nel dubbio ne ho uno già pronto. No, possiamo stare qua 2 o 3 giorni. Va bene. Quanti popolari si fa. È vero? Sì. Non mi sto inventando niente. Andrà dagli altri. Ormai io faccio scusate, di tutto. Al primo colpo, adesso non riuscirò a prenderlo dall'altro lato, però infilare è infilato. E da quanto avete il negozio qui a Pinerolo? L'attività da 31 anni e il negozio da 16. Questo negozio di cui questo stiamo parlando? Di cui stiamo che si parlando. Chiama? Papì l'atelier della moda. C'è un motivo per il nome? Sì, perché a casa mi chiamano Papì. È un negozio d'epoca, io anch'io sono d'epoca, quindi mi ci trovo molto molto bene. 1300 la parte sopra, 1100 la parte sotto. Okay. Qui ci lavorate lei, sua figlia e mia cognata. E sua cognata. Mia cognata. E c'è una quarta persona. Ah beh sì, è una diceria. Cioè? Si dice che ci sia il monaco, quindi questo fantasma, che qualcuno ha intravisto quest'ombra, ma... Quindi c'è un monaco che gira da queste parti? Sì, però è una presenza assolutamente benefica, non ci dà nessun fastidio. L'avete visto? Sì. Sì. Sotto? Sì, non oltrepassa mai il cancelletto. Adesso è un po' che non si vede, probabilmente in pace. Va bene, allora, adesso mi tocca cucire. A cucire. Va bene, siamo convinti. Siamo convinti. Lei è convinta di lasciarmi questa... Sì, assolutamente. Premi stoffa. Ago. Dopodiché schiacci. Schiaccio? Schiaccio? Io schiaccio, eh? Ok. Ok, un paio di punti avanti. Questo, la macchina torna indietro e ferma la cucitura. Pigi un po' più veloce. Io sono a tavoletta. Allora, aspetti, aumentiamo un po' la velocità. Cioè, che voto darebbe per ora questa cucitura? Ma da principiante sei. Vabbè. Da principiante sei, quindi normalmente un 2 meno meno, diciamo. No, va bene, per uno che non ha mai visto una macchina da cucire. In realtà per fare un lavoro ben fatto bisognerebbe togliere tutto e ripartire. Voglio essere buona. Sì. E non rifacciamo tutto. Lo apprezzo molto. Cambiano faccia, cambiano colore, si illuminano. A qualcuna meno male che ci sono le orecchie, altrimenti il sorriso fa il giro della testa. Sì, quando è l'abito loro c'è niente da fare, lo vedi immediatamente. Io a tante ho detto, ma che vai facendo, lascia perdere. E solo che magari sono già prese da questo circo mediatico e non lasciano perdere, poi lasciano perdere dopo. E qualcuna l'abbiamo trovata sotto il tavolo perché non voleva andarsi a sposare. E un'altra è scappata una settimana prima, non sapevamo che fine avesse fatto, poi sposata. E poi io su certe cose sono assolutamente poco democratica, devo dire la verità. Tipo? Diademi, eccessi, papagne, no. Però che cosa le hanno chiesto di così particolare? Dai vari vestiti delle principesse Disney, ho la mantella rifinita con uno smerlo che messo addosso sembrava veramente le orecchie di Topolino. E un'altra che dice, ma magari nei capelli mettiamo delle luci che si accendono e si spengono, dico sì, poi mettiamo anche una bella stella e facciamo l'albero di Natale. Ma quando vado in pensione scrivo un libro, perché ce n'è da raccontare. Quindi a questo punto la sposa tipica, allora, che cosa fa? Punto. Diciamo, ha scelto il vestito, okay. Gliel'avete già, è già creato, sì, è già il suo, è solo da allora, aggiustare. A questo punto di solito si prende l'orlo, si prendono per esempio, vedi qua le spalline che mi stanno larghe in questo punto qua, questo non è della mia taglia, quindi comunque lei sarebbe meglio, però okay. si riprendono tutti i vari punti. E poi è pronto, insomma, cioè si vede se... Siamo già al buono a questo sì, punto. Sì, a questo punto la ragazza è pronta, tra virgolette. Mm-hmm. Poi di solito per i capelli il trucco fatto, non come me. Mm-hmm. E dopodiché questa ragazza, come tutte le spose, in preda all'ansia matrimoniale, al panico, si è asciugata. Ok. Quindi bisogna andare a stringere. Ok, quindi punto vita? Punto vita, punto seno e abbassare leggermente la pretella. Da sopra sotto? Ok, si è anche abbassata, guarda, bravo. No, vabbè, ma fai la sposa tipica in questa altissima. No, proprio... le ragazze tipiche di sotto fanno così, le facciamo abbassare. Ok, noi.
Quindi così nello chignon, guarda che bel lavoro che abbiamo fatto qua con il velo. Io avevo un abito da sposa molto molto semplice. Mi piacciono le cose eleganti e raffinate. Io per la verità ho clonato un Armani. Non avevo nessuna intenzione di farlo perché io ho deciso in 3 settimane di sposarmi. Perché io tutto l'imbarazzo No! Piuttosto la morte, non mi sarei sposata piuttosto che 200 persone a no. L'ho trovato, mi stava d'incanto, quando mi ha detto il prezzo sono letteralmente svenuta perché non aveva niente. Ok, grazie, sono uscita, ho comprato il tessuto e l'ho rifatto. Qualcosa di vecchio, qualcosa di nuovo, qualcosa di imprestato e qualcosa di blu. Perfetto. Però voi... Di solito qualcosa di nuovo è l'abito. Ok, beh, fin lì quindi, un facile. Una è anche sempre l'abito. Blu è il fiocchetto nella giarrettiera. Ok. Non è qualcosa di vecchio, a volte si fanno prestare l'orecchino. Il velo magari anche, ma no, no? Neanche, no, no. Si fanno imprestare, che ne so, l'orecchino, la stupidaggine dall'amica, boom, cioè. Basta, si fa così. Perfetto. Alle volte cuciamo nelle varie giarrettiere sotto gonne cose mistiche di ogni paese. Abbiamo cucito portafortuna di tutta Italia. Sì, reti da pesca. Cioè, reti da pesca, abbiamo fatto cornetti. Ma reti da pesca cucite dove? Un pezzettino di roba. Vestito. Adesso, mentre non ci sente sua figlia, lei ha già l'idea del suo abito da sposa, è presto, eccetera. Però... Mia figlia. Ok. C'è solo la carriera. Quindi, prima di preoccuparmi dell'abito da sposa di mia figlia, vediamo chi mi porta a casa. Abbiamo finito questa giornata devastante per me. Oggi abbiamo innanzitutto disegnato il vestito. Certo. Con risultati... discreti, per essere la prima volta non è male. Discreti, apprezzo la falsità. Non è falsità. Ok, poi, dopo averlo disegnato siamo passati alla pratica. Abbiamo realizzato un modello. I cartamodelli. Ok. Poi abbiamo tagliato il tessuto, abbiamo passato i punti lenti, abbiamo imbastito e infine cucito a macchina. Ok. Dopo aver cucito, dopo aver io ho sudato 7 camicie, ecco il voto. Del lavoro manuale, punti, cuciture, imbastiture. 7 addirittura, no, troppo sì, buona. Sì, per la prima volta bravissima. Troppo buona, va bene. 7 okay. Un bel voto. Poi siamo arrivati al vestito da sposa, ne abbiamo visto uno bellissimo, con una modella qua d'eccezione. Ripresino. Sì, abbiamo guardato le aggiustature, insomma, le cose che possono capitare in corso d'opera quando una ragazza poi dimagrisce. Gli ultimi giorni. Ok. Le abbiamo visto quelle piccole modifiche. Mm-hmm. Gli accessori. 2 o 3 cosine. Un velo. Ok. Allora. Questa è la vostra giornata, il vostro lavoro proprio. Giornata, sì. Ok, c'è tutto, sì. Direi, in questa giornata sì, qua. Sì. Però ecco, alla fine, ringraziandovi per questa giornata, il giudizio globale è: mi assumereste o meglio evitare? Sì. La convinzione è fatta diversa, devo dire. No, è che allora, l'uomo etero in questo ambiente non andrebbe bene. Ok. Se lei fosse gay ne potremmo parlare, esatto. Perché ripiccheremmo le vendite. Sì, siamo sempre a caccia di ragazzi gay che cercano sì? Di vendere. Sì, 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 sì. Perché entrano più in sintonia, hanno l'occhio poi probabilmente. Le ragazze si sentono, esatto, si sentono a loro agio. Ci penserò su, se dovessi cambiare... Il passo di più. Va bene. Ma anche no.